Cari amici, un saluto da Mario Giuliaci. Come va l'estate? Beh, tutti quanti avrete notato che quest'estate è un po' diversa da quella che abbiamo visto negli ultimi 5 anni, no? Nelle ultime 5 estate, quelle tra il 2015 e il 2019, sono state tutte roventi, le più calde estate di sempre. Per quale motivo? Perché tra di noi ha imperversato per quasi tutto il periodo estivo l'anticiclone nordafricano, mentre 30-40 anni fa il dominio dell'Atlantico apparteneva all'anticiclone delle Azzorre, il quale convogliava sull'Italia e sul Mediterraneo correnti più miti, più fresche di natura atlantica e non nordafricana. Perché quest'anno abbiamo un'estate così strana? Per alcuni favorevole, per altri poco, per chi ama il caldo, soprattutto non ama questo tipo di estate, e lo so benissimo. Beh, diciamo, il motivo è molto semplice: l'anticiclone nordafricano quest'anno è più arretrato rispetto alla sua posizione media di circa 200-250 km. Questo fa sì che nelle sue incursioni verso il Mediterraneo spesso non riesca a raggiungere l'Italia, e quando la raggiunge per brevissimi periodi, anche se in quei periodi fa veramente caldo. Così, per esempio, sarà nella prossima settimana, quando tra il 21 e il 24 di luglio ci sarà una breve, fugace comparsa dell'anticiclone nordafricano, ma già intorno al 25 è destinato a essere rispedito in Africa.